Mi stringe tutti per la visuale in maniera più propensa a vedere. Sta per scendere le scale, le favolose scale, la nostra maestosa Lady Godiva. Che non si è allontanata tanto dalla realtà del camerino, perché quello che avete visto che fa in scena lo fa anche dietro le quinte. Ti passo il microfono per un saluto. Certo! Buonasera, grazie, bellissimi! Scusate, se sono scappata un attimo di lì e andata a salvare la roba per dopo. Di tanto camerino non mi bastava, mangiai i pizzi prima. Ma mi facevo un assaggio. Ci siamo a parte la pizza che mi stai facendo. Chi da fa tanto funno, voglio una bella pizza vera. Se voi siete disponibili, sopra nel camerino c'è una loft. Una camera da letto offerta da Fortunato. Stai tranquillo, Fortunato, la chiave è conservata qui. Però non si vede adesso. Chi vuole venire deve fare la caccia al tesoro e qua sotto non è facile. Te la ripasso. Non è più che te per... Ragazzi, un applauso, una buonissima voliva. Non è più che preoccupati per trovare la chiave, siamo preoccupati per la rete del materasso. È doppia!
Nel senso che ci sono due materazzi? No, due ride e due materazzi. Mamma, così, ma popolo. Tu volavo un netto prima? Sì. Lo avete recuperato? Allora devi venire a metterlo tu al dita, così facciamo questo matrimonio. Siamo avanti al giardino degli angeli, in ginocchia di bastarda. Fai una dichiarazione a Godiva. Mi vuoi sposare? Sono lesbica. Game over. Sono contenta. Godiva favolosa, non sapevo di questa tua scelta. No, è stato un caso perché è brutto. Mamma mia, non ci credo, è un bonazzo tesoro. Diciamo con Niro non tingi. Dite con Niro che non fa la maglia. Deve uscire un casino. Allora ragazzi, noi siamo arrivati quasi alla fine delle Drag Queen. Abbiamo un ospite stasera, una special guest. Quindi voglio che l'accogliete in sala. Io sono abituato a dire in sala. Voglio che l'accogliete qui, nel cortile del Giardino degli Angeli, con un